sono Vittorio. Io sono nato il 14 giugno 1934. Lo dico perché la gente mi domanda: ma quanti anni hai? Io l'età non la nascondo, perché importante non è gli anni che hai, come li porti. Io cerco di portarli bene, infatti non ne lascio cadere neanche uno. Adesso, ecco, io dico questo, a 80 anni la vita non è finita, cioè se siamo vivi possiamo ancora goderci, non dobbiamo vivere nella sedia a rotelle. Io, non so se lo sapete, ho scritto un libro sull'arte della longevità e lì non faccio promesse di vivere fino a 130 anni, cosa che sarebbe possibile perché io ho incontrato gente che viveva fino a 130 anni. Ma io voglio che la gente impari a vivere completamente, non sia schiava della televisione, dei miti secondo cui la persona anziana non vale più niente. Ecco, io pratico lo yoga, intendo Hatha Yoga, cioè esercizi, ogni giorno, ma per me non è un sacrificio, è una gioia, quindi non c'è l'idea di sforzo. Quando noi entriamo in contatto con il nostro corpo è una gioia muoversi, quindi non bisogna associare lo yoga a un sacrificio. Quindi infatti incoraggio la gente che inizia a farne una routine, cioè i primi tempi bisogna essere disciplinati, poi diventa un piacere. Io quando mi alzo la mattina, la prima cosa, dopo essere andati alla toilette, comincio i miei esercizi e non devo fare preparazione, io mi sento flessibile e faccio subito tutto quello che mi piace, cioè contorsioni, però per me non è uno sforzo, non c'è un'idea di raggiungere chissà che cosa, è l'idea di sentire che il mio corpo si snoda, capisci? Quindi questo stile di yoga è consono un po' alla mia mentalità, non ci sono movimenti fissi che bisogna fare, si fanno movimenti fissi e poi si fanno movimenti dinamici. In particolare nello yoga che io pratico ci sono gli esercizi in coppia e gli esercizi in gruppo, in cui insieme facciamo degli esercizi che io ho illustrato nel mio libro, anzi nei due miei libri sullo yoga, yoga dinamico, yoga correttivo, in cui si fanno vedere esercizi con un partner oppure in gruppo che ci permettono di divertirci, però anche di muovere il corpo in modo efficace. Da tanti anni mi occupo di yoga e questa mia avventura è iniziata nel 1978, quando io, avendo problemi di salute, ho cominciato a esaminare la mia vita e quindi ho cambiato completamente stile di vita, obiettivi. Ho lasciato la mia professione di funzionario in una compagnia di assicurazioni e ho cominciato a realizzare i miei sogni che avevo rinviato da tanti anni. Quindi la prima cosa che ho fatto quando ho lasciato il lavoro è stata quella di andare in India un anno. Ho passato un anno seguendo varie scuole di yoga. Poi sono tornato in Italia e ho cominciato a lavorare insegnando yoga. Poi dopo un anno, avendo conosciuto una forma di yoga che si chiamava yoga dinamico oppure Oki yoga, io sono andato in Giappone per seguire un tirocinio intensivo che è durato 6 mesi. Io, arrivato lì, lo sapevo già, ero il più vecchio di tutti, nel senso che la media dell'età era di 18-20 anni, io ne avevo già 50, però mi sono trovato a mio agio, perché avevo la passione del movimento, da giovane avevo praticato ginnastica artistica e mi sono trovato bene. Poi sono tornato in Italia e ho cominciato ad insegnarlo. Ecco, la cosa importante è che in questa pratica yoga è più influenzata dalla filosofia buddista, nel senso che non si parla di Dio, si parla più di movimento consapevole, di meditazione diciamo zen, seduto. Ovviamente va tutto bene, qualunque pratica, però io mi sono sentito più attratto a questa pratica in cui non ci sono, diciamo,
da idolatrare, eccetera. Ho studiato, dopo aver studiato, ho cominciato a praticare in Europa e ho vissuto 7 anni in Svizzera lavorando presso un istituto che si chiamava International Macrobiotic Institute, Istituto Macrobiotico Internazionale, dove si facevano pratiche di alimentazione, yoga, shiatsu, e lì è stata una bella esperienza. Ecco, quando una persona inizia lo yoga, io anzitutto faccio capire che lo yoga non è fare acrobazie, lo yoga è movimento consapevole. Quindi prima ancora di fare le varie asana, che sono posizioni che si tengono a lungo, praticamente sempre di più, io faccio vedere come il corpo funziona. Faccio dei movimenti semplici in cui metto in movimento le articolazioni, lo scapolo omerale, i fianchi, piegamenti in avanti. Così la gente capisce cosa significa piegarsi. Però il movimento deve essere fatto con consapevolezza, senza forzare. Io, facendo esercizi di flessibilità, faccio vedere dove si può arrivare, nel senso che se io a 80 anni lo posso fare, tanto più uno a 40 può farlo. Però ci si arriva gradualmente, senza sforzo. Cioè il piacere sta non nel raggiungere l'obiettivo, il piacere sta nel sentire il piacere del movimento. Ognuno ha il suo ritmo. Io sono un certo tipo di energia, sono energia albero, energia di primavera, quindi io la mattina con facilità mi sveglio presto, però non metto la sveglia. Io alle 5 sono già sveglio, se sono andata a letto alle 11, alle 5 mi sveglio. E poi subito inizio i miei esercizi. La mia alimentazione è preponderantemente vegetariana, cioè io mangio cereali integrali, verdure, piccole quantità di frutta, insalata, però anche questo è facile a spiegarsi, ma non è facile mettersi in pratica di fronte a un'influenza che dite dovete mangiare la carne, i formaggi. Questi sono tutti miti su cui io, assieme a tanti altri, abbiamo scritto parecchio. Sul mio sito si parla anche di questi argomenti. Ecco, sul movimento c'è tanto da dire. Ecco, la cosa importante è muoversi comunque, nel senso che adesso siamo in una società sedentaria e si va agli eccessi. O si fanno esibizioni olimpiadi, oppure la gente di solito sta alla televisione. Ora, quello che io incito la persona a fare è riscoprire il corpo attraverso il movimento. Cioè, vedo molto spesso che la gente corre, soffre, c'ha un obiettivo, deve dimagrire. Lo scopo è proprio di godere il fatto di muoversi, godere l'aria, respirare. Gli altri obiettivi, quello di dimagrire, si raggiungono comunque in altri modi assieme al movimento. Con questo video, come del resto col libro che ho scritto sull'arte della longevità, io ho l'obiettivo di condividere con gli altri la mia esperienza e possibilmente motivare chiunque a fare dei piccoli cambiamenti nella propria vita. Cioè, io voglio essere un esempio, cioè non ho scopi esibizionisti. Io quello che dico lo faccio. Io parlo di movimento ed eseguo il movimento. Parlo di alimentazione e cerco di mangiare in modo equilibrato. Poi come si fa? Si impara in modo diverso, ma cioè vorrei motivare la gente a cambiare le proprie abitudini per vivere meglio.
Ecco, forse la gente non ci crederà, perché adesso tutti si vogliono mettere in mostra, fare spettacoli. Io dico sinceramente, anch'io mi voglio mettere in mostra, però per condividere delle cose, per fare amici, non per far vedere quanto sono bravo. Perché quello che faccio per me è naturale. Quindi io ho scoperto delle cose, ho iniziato tardi a cambiare vita, quindi come persona anziana, vedendo gente bloccata, io sento un po' tenerezza, dico ma non è ancora finita la vita, muoviamoci un poco. Quindi sono contento se almeno su qualcuno riesco a motivarlo, a muoversi, a cambiare leggermente la propria vita.